どうも、マリオ Z チャンネルです。今日はアンボクシングビデオしたいと思います。こちらは、お荷物なんですけど、こんな感じですね。こんな感じの箱です。では開けてみましょう。よいしょ。さて、何出るかな。紙ですね。紙を取って、はい、出ました。見てみましょうか。じゃじゃーん。もう一個のゴジラです。今回はメーカーゴジラでございます。で、この前紹介したのメーカーゴジラともうちょっと違いまして、ヘビーワポンセットではなく、もうこちらも肩にね何もついてないので、これも紹介したいと思います。 Ciao ragazzi, allora come potete vedere questo è un video unboxing。abbiamo tirato fuori un altro Mecha Godzilla, molto molto simile a quello che vi ho presentato nel video scorso, o meglio nel video di ieri. Non so ancora quando questo video andrà in app, ma penso che lo farò subito. Niente, questo qui però è senza il set di armi sulle spalle, quindi è più semplice. Andiamo a vedere, adesso lo andiamo a sbustare. Vediamo questo scatolo. Allora, abbiamo qui il nostro bel girellone. Ciao, ma ci vedo, sai, ma fucro cara torna stai tomo imas. Allora, eccolo qua. Diamo un attimo un'occhiata. Allora, eccoci qua. Questo è il nostro Mecha Godzilla. Mecha Godzilla Nisei Onnen, quindi del 2004. Questa è la card. Dentro Movie Monster Series Bandai. Ok, andiamo a metterlo qui sul nostro girellone. Molto bello. E poi faremo anche una comparazione con l'altro modello di Mecha Godzilla. Ok, mettiamolo qui sul nostro girello e andiamo a allora girellare. Kurokuro mawarimashou. かっこいいです。こちらも、ペイントのことで文句なしです。 quindi il painting è molto bello, sembra davvero sembra realizzato in metallo, è fatto proprio proprio bene come il precedente soft B di Mecha Godzilla che vi abbiamo mostrato. Andiamo a fare un'altra app qui, un primo piano del nostro modello, davvero bello. Noto delle striscette rosse qui vicino agli occhi. Mirukanako no akai sen. Arecchi no no Mecha Godzilla nakatta che con akai sen. ちょっと見てみましょう。で、まあ、角はね、腕と、quindi le braccia、la testa、può girare、感じですね。で、come ieri ho fatto vedere la coda、in questo modo qui。OK、allora andiamo a
confrontarlo con l'altro Mecha Godzilla. Eccolo qui. Allora, eccolo qui, stessa altezza, però il modello è leggermente differente. Qui potete notare che non ha questo armamentario qui sulle spalle. Eccolo qui. Kakkoi desu ne. Kochira wa heavy weapon. ですね、こちらはない。腕も違うですね。こちらはシンプルで、こちらは、ワポンつけてますね。すごいですね。まあ、こんな感じです。こんな感じになっております。で、もう一個の、メカゴジラ比べたいと思います。こちらは最近のシリーズですね。新しい、作りですね。バンダイのメイドインチャイナ。でもね、もちろんすごい出来上がり、すごい素晴らしいですね。すごい綺麗なんですけど、ほとんどもう、普通、なんていうの、フィギュアに近いな、レベルですね。カードフィギュアに近いレベルで。まあ昔のソフビね、ヴィンテージの、例えば1983年のものとかね、もうちょっと違うものでしたね。今やっぱり、比べてみたいと思います。では一回こちらを外しますね。quindi adesso andiamo a paragonare con un Mecha Godzilla che ho in collezione vintage. È un pezzo made in Japan. Quindi Nihon Se no Mono desu ne. È un pezzo del 1983 Bandai. Quindi è il vecchio Mecha Godzilla. Quello è Kyuban no Mecha Godzilla to kurabetai to omoimasu. Già. Ora, minasan, mite kudasai. Okisa zenzen chigau desu ne. Saikin no kakkoi Bandai no Sofubi nan desu kedo. やっぱり一回りね、ちょっと小さくなったですね。そんな、こちらと比べると、もう、まあもちろんディティール全然違うですけど、大きさはね、もう全然違うですね。見てください。9番メカゴジラと、ニューメカゴジラの比べて、で、もちろん、シリーズとして全く違うものなんですけれども、でも、作りとしてはやっぱりもう全然違うですね。こちらは日本製、1983年。で、こちらは、中国製、まあ、2016年かな、の、作りのものになります。そうですね、こんな感じ。大きさは、プロポーションも全然違うになります。まあこれもね、少しだけ稼働できるなんですけど、まあものとしてね、結構やっぱりこちらと比べると、やっぱりヴィンテージね、昭和時代の、雰囲気感じますね。もちろん出来上がりすごく素晴らしいですよ。で、さらに、大きい。ちょっと身長測りたいと思います。andiamo a misurare un attimo le altezze. Allora, qui abbiamo il nostro Mega Godzilla che misura, ma siamo sui meno di 17 centimetri, quindi siamo sui 16 centimetri e mezzo più o meno. Andiamo, da だいたいね、16センチ前後ぐらいかな。で、こちらは、siamo sui quasi sui 20 centimetri, quindi 19 centimetri e mezzo,
19センチぐらいですね、こちらは。結構、そうですね、違うですね、やっぱりね。こちら調べると、比べると、こちらと。まあ、こんな感じで、比べてみました。簡単に、この、ヴィンテージのメカゴジラと、この新しい、シリーズのメカゴジラ、簡単比べてで、紹介しました。ではまたの動画でお待ちしてます、最後までご視聴ありがとうございました、ragazzi allora abbiamo fatto questa piccola comparazione, quindi abbiamo un vintage Sofubi degli anni 80 made in Japan con un nuovo Sofubi, un'ottima realizzazione, però andiamo a notare che appunto le dimensioni dei nuovi Sofubi attualmente in commercio sono molto ridotte rispetto ai vecchi Sofubi di una volta, che comunque hanno il loro fascino. Con questa vi saluto, grazie per l'attenzione. Mi fa molto piacere se vi iscrivete in numerosi al canale. Mi raccomando, cliccate sempre sul pollice in su. E ci vediamo al prossimo video. Minasan, saigo made gosho arigato gozaimashita. Mario Z Channel desta. Bye bye, sayonara. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.